Questo è il proiettile recuperato nel corpo del rapinatore durante l'autopsia. E questo è un proiettile sparato 7 anni fa durante una rapina in cui ha perso la vita un gioielliere. Identiche rigature. Direi che la pistola è la stessa. Ebbene, ma questo è un bel colpo. E che se ne sa della rapina di 7 anni fa? L'autore è stato identificato e arrestato. Claudio Ciccone, classe 70, detenuto a Poggio Reale. Comunque, Russo ci sta portando ulteriori informazioni. Bene, mi pare che abbiamo materiale sufficiente per poter cominciare a riflettere. Ti devo parlare. È un anno che mi parla di te, ma non credevo che si potesse innamorare. Cosa dovevi dirgli di così importante? Non sei la prima ragazzina che si scopa, ma poi guarda caso alla fine torna sempre da me. Dobbiamo decidere insieme. Se pensi che Andrea mi lasci ti sei confusa. Decidere cosa? Oh, hai sentito che ho detto? Decidere cosa? Di tenere il bambino o no? Sole africano. Sapevate che i raggi ultravioletti presi nelle ore più calde uccidono? Basta spalmarsi con una crema adeguata, però io la crema ce l'ho, eh? Se volete magari posso spalmarvi, eh? Ma chi spalmi? Leila, usa Alonso Bar, che è meglio. Alonso Bar però... Sta male, ha vomitato tutta la notte, ma che sarà? Sta male. Che è successo? È da ieri sera che sta così. Cosa ti senti, giornata? Ho mal di pancia, voglia di vomitare. Mi gira la testa, mi sento tutto strano. Dottore, cosa sarà? 2 sacchetti di patatine, un hamburger e una bella Coca-Cola ghiacciata. No, io queste cose qua non le mangio. A scuola ci fanno scienze dell'alimentazione. Mamma, vomito! No. Attilio, emocromo liquidi e una lavanda gastrica, poi vediamo. Lavanda gastrica? Sì, penso che abbia un'intossicazione in corso. Prima lo facciamo liberare, meglio è. Ma allora è grave. Perché non prova a contattare qualcuno dei suoi compagni di scuola per vedere come sta? Sì, farò qualche telefonata. Sto malissimo. Come stai? Dentro. È tornato. Il prete. È qui. Non ti preoccupare, l'ho trovato. Voglio parlare con lui. Sì. Non ti affaticare. I bambini... stanno dormendo. Lasciarli soli. No, non ti preoccupare. Adesso vado da loro e cerco anche il medico. Ispettore? Sì. Un'ultima cosa. Questo l'ho trovato nel portabagagli della macchina di Fiore. Sto cercando di interpretare il logo e la scritta. In linea teorica avrebbe potuto finirci in tanti modi, ma poteva anche essere sulla cassa. Insomma, io sento che questo nastro può dirci qualcosa. Se lo sente? Distintamente. E allora io mi fido del suo istinto.